Loredana Bertè si è raccontata durante la scorsa puntata di Verissimo. Il racconto terrificante della violenza subita lascia tutti senza parole. È stata la protagonista della puntata di ieri di Verissimo. Loredana Bertè, ai microfoni di Silvia Toffanin, si è raccontata parlando dei suoi esordi nel mondo dello spettacolo, alle collaborazioni iniziali con Renato Zero e Mia Martini. Eravamo inseparabili, ha raccontato. Purtroppo però nella vita dell'iconica cantante, ci sono state più ombre che luci. Ed è stata la stessa Loredana ad ammetterlo durante la lunga chiacchierata. La Bertè infatti non ha solo raccontato della sua infanzia difficilissima, delle violenze in famiglia da parte di suo padre e del drammatico rapporto con la madre. La cantante ha infatti rivelato di aver subito delle violenze sessuali da parte di un uomo da giovane, e di essere stata picchiata, sono riuscita a scappare con difficoltà. Un ammiratore, che l'aveva tempestata di rose e di fiori, poi l'invito a cena e la tragica decisione di accettare. Lo ha raccontato così la Bertè, che ha aggiunto: dopo un mese ho deciso di prendere una cosa da bere con lui, per anni non mi sono fatta avvicinare da nessuno, ero traumatizzata. Un trauma che non ha trovato mai pace, visto che la donna allora giovanissima, non ha potuto nemmeno confidarlo a casa. Avrei preso altre botte se l'avessi detto a casa. Le parole della cantante sono forti e veramente toccanti, e in questo periodo in cui molte donne hanno trovato la forza di denunciare le violenze subite, possono dare una mano a tutti coloro non hanno ancora denunciato. Una volta mi ha invitato a cena e io ho accettato. Non avrei dovuto farlo, ha confessato Loredana che continua, sono riuscita a sopravvivere. Sono corsa via e ho preso un taxi che mi ha portata in ospedale.